ho scelto Cusano. A sostegno del candidato a sindaco Roberto Giachetti, ecco la lista più Roma, Democratici e Popolari. Maria Fidamoro ne sarà capolista. Nessun consigliere uscente tra i candidati, età media 45 anni, il 40% di donne. E un libro manifesto, Persone per bene, di Agnes Heller. Io ringrazio Maria Fida Moro, capolista di Più Roma, Democratici e Popolari. Ben trovata Moro. Mi fa piacere di sentirvi. Buonasera. Mi fa piacere anche a noi. Sì, Maria Fida Moro la risentiamo, l'abbiamo sentita in passato ovviamente, perché la sua storia, il suo impegno civile ovviamente non può non toccare una parte importante e drammatica della nostra storia, che è quella dello statista Aldo Moro. Maria Fida Moro dice: io mi candido con Giachetti e voglio farlo vincere proprio per celebrare mio padre. Insomma, è una frase importante, anche densa di significato. Forse un po' eccessiva, non so, io volevo dire questo. Cosa voleva dire? Cerco di spiegarmi un pochino meglio, perché sennò sembra da un verso che sono esagerata, dall'altro che non so di che cosa sto parlando. Certo. Allora, questo è l'anno del centenario della nascita di Aldo Moro. Certo. Centenario che sarà festeggiato, tra virgolette, con una serie di cose formali che inopinatamente sono cominciate a maggio, che è un po' un piccolo controsenso perché maggio è il mese della morte, e che io rifiuto in blocco, rifiuto già le cose formali per mia natura, e poi in particolare quest'anno. Beh, questo sin dai tempi del funerale, quindi obliterata da queste cose. Sì. Quindi avevo pensato che un'azione politica, un piccolo impegno politico nella sua, così, come posso dire, poca forza, però grande valore, poteva essere utile per celebrare papà. E speravo che le persone di buona volontà volessero riavvicinarsi alla politica nel nome di Moro. Poi, come lo fanno, se lo vogliono fare, questo è un altro problema. Cioè, lei dice, Maria Fida Moro, io, a me piacerebbe in quest'anno che si celebrano i 100 anni della nascita di Aldo Moro, che si cominciasse a fare politica in nome di Aldo Moro. Cioè, questa può essere l'occasione. Sì, e cosa significa fare politica in nome di Aldo Moro? Come va fatta la politica in nome di Aldo Moro? Significa tramandare dei valori nei quali lui credeva e per i quali ha vissuto ed è morto. E questi valori non sono necessariamente estremi e devono davvero arrivare fino alla morte fisica. Possono essere piccoli gesti quotidiani di attenzione, di gentilezza, di lungimiranza, di cui tutti abbiamo bisogno, perché la qualità della vita dipende da piccolissime cose. Però lei si considera temeraria e avventuriera, no? in questa esperienza, perché ci vuole in tutte le esperienze. Però ecco, signora Moro, ci vuole sicuramente coraggio rispetto a questa città. Il senso è questo: lei la vive, la nostra città, per cui insomma la conosce anche molto bene in quelle che sono le cose che funzionano e ahimè le cose purtroppo moltissime che non funzionano. Quindi è questo il senso del coraggio che ci vuole? No, il senso del coraggio significa quando tutto sembra perduto si può fare ancora un tentativo e ci vuole veramente coraggio a vivere, questa è la difficoltà. Ognuno di noi tende ad arrendersi di fronte alle sfide quotidiane che esigono proprio coraggio che a me è stato insegnato, ma altre volte non è stato insegnato. Se qualcuno mi dicesse che cosa insegnare a un bambino piccolo, direi il coraggio. Perché il coraggio è necessario, significa non mi va di alzarmi, non mi va di fare le cose, non mi va di fare le cose giuste, è più facile fare le cose sbagliate, invece faccio quelle giuste. E questo, diciamo, non arrendersi mai, adesso si esplica attraverso questa candidatura per una città che tutti descrivono come impossibile da amministrare. Forse un po' lo è, però niente è davvero impossibile se gli esseri umani vogliono. Il punto è che è difficile recuperare delle forze buone, però ho visto tanti ragazzi davvero in questa lista, io non... Non ho mai ragione di dubitare dei ragazzi che secondo me sono il futuro e la speranza del mondo, i bambini e i ragazzi, proprio come credeva mio padre. Però ne ho visti davvero alcuni straordinari, magari ci saranno ragazzi straordinari anche nelle altre liste, io non lo so. Certo. Ed è per i ragazzi che io faccio questo minimo servizio che ha il valore di essere così un tentativo sincero, poi
Non so in che cosa si concretizzerà, però il significato per me è dare un piccolo aiuto di servizio a dei giovani che sono il nostro futuro. Ma questo è molto bello, credere ancora nel futuro e nelle nuove generazioni, io lo trovo molto bello. Poi in conclusione, perché ci voglio fare la chiusura, scusi se faccio la sceneggiatura dell'intervista, ma mi piacerebbe farci la chiusura con lei. Le posso chiedere qual era il rapporto di suo padre con la città? Aldo Moro e Roma, al di là del ruolo politico, proprio come cittadino? Beh, lui se la viveva davvero la città, perché credo che sia l'unico presidente del Consiglio che in tempo di austerity girava in autobus e tantissimo girava a piedi, e poi amava i cinema, amava le fontane, amava le chiese, ed era uno che amava riflettere camminando, quindi era anche un conoscitore attento di attento, Roma. Attento, attento. A proposito del patrimonio e dell'eredità di Aldo Moro, non è rimasto proprio nulla in questa politica, in questa che lei osserva tutti i giorni, Maria no, Fida Moro? No, direi proprio di no. Forse la commissione d'inchiesta sul caso Moro, che in modo ostinato e quello sì temerario intende cercare una verità quasi irraggiungibile, però sarebbe un gesto dovuto, certo, nei confronti della, certo, verità. Mi scusi l'impertinenza della domanda, anche che non c'entra con Roma, ma a volte si descrive Matteo Renzi come, diciamo, il politico che fa un ponte tra quella che è, diciamo, anche una cultura di centro politica e la sinistra, un po' come Aldo Moro e in quella fase con Enrico Berlinguer di dialogo. Lei questa incarnazione di Renzi in un ponte tra cultura cattolica e cultura di sinistra la vede? No, mi spiace, non la vedo, ma questo, il fatto che io non la vedo, non, certo, significa che non ci sia. Certo, certo, sicuramente, sicuramente. Senta, è di oggi, quindi la voglio fare questa domanda. La pubblica da Gospia ed è un articolo di Davide Frattini per il Corriere della Sera. Si torna sul caso Moro. Maria Fida Moro, Moro per sempre, scrive D'Agostino. Abu Sharif, ex portavoce del Fronte Popolare Palestinese, dichiara: un mese prima del sequestro Moro ho dato l'allarme agli 007 di Roma. Una donna misteriosa fu mandata dall'Italia a Beirut a chiedere dettagli sull'accordo tra Roma e i gruppi marxisti. E poi c'è un lungo articolo che adesso non ho tempo di riassumere. Lei, quando legge questi articoli che riaprono, chiudono il caso Moro, che no, riflessioni purtroppo fa? Purtroppo non lo chiudono mai, sempre lo riaprono, anzi lo tengono aperto. Sa che è terribile vivere una morte che non si può mai metabolizzare, perché è sempre in fieri? Ma è sono terribile. Attendibili queste notizie? Sono piccoli molte dettagli che vengono fuori? Molte volte lo sono, questa non lo so, non ho avuto ancora modo di... Io sono qui, diciamo così, evanescente in questa, chiamiamola, campagna elettorale, e certo, poi sono molto malata, quindi non è che riesco a seguire tutto. Certo. Da un verso mi interessano e mi intrigano, da un verso mi fanno rabbia e dall'altro verso aspetto di verificarle certo, con quelli che se ne intendono un po', certo, cito tra tutti appunto la commissione con il suo presidente e l'onorevole Giorgio Grassi. Lei in cuor suo la verità ce l'ha? Io so che il male, proprio il male puro, il puro male, quello che non è neppure fatto per il potere o per il denaro, il puro male non vuole presenze di bene. So anche che il bene vincerà alla fine. E speriamo, perché la luce prevale sulle tenebre. E speriamo che, indipendentemente da chi vincerà le elezioni a Roma, intanto la porti a Roma, che ha bisogno di tanto bene, Maria Fida Moro. Grazie, è un augurio, perché sì, siamo, ecco, via da Roma da troppo tempo e ci vorrei tornare. Porti, grazie, del bene a Roma. Adesso, indipendentemente da come andrà la campagna elettorale, però Roma ha bisogno di coccole anche, perché sì, noi e a volte... anche le persone ne hanno tanto bisogno. E anche le persone, certo. Soprattutto, certo, le persone. Roma, certo, è fatta di persone, non solo di fontane. Come no, di chiese. Ha ragione. E diciamo che le persone che abitano a Roma dovrebbero coccolare di più Roma, perché a volte se Roma, certo, è sporca è anche perché i romani buttano, esatto, le cose alla rinfusa e non dentro, per fare un esempio sciocco, ma per capirci. Senta, io la ringrazio davvero tanto per questo intervento, anche perché per la partecipazione. Ha fatto dei riferimenti, secondo me, molto importanti. Una persona che avrebbe, per quello che ha vissuto, tutto per odiare, tra virgolette, questo paese, invece lo ama ancora, ama questa città, vorrebbe dare un contributo e ama soprattutto le nuove generazioni, ha una speranza, sì, per le nuove generazioni. Io trovo estremamente importante, io al posto suo non ne vorrei più sapere dell'Italia, invece lei continua... Ma io ci avevo provato ad andare a lavorare e a vivere in Africa, sì, ma mio figlio era qui a guardare sua nonna e mi ha detto: vai pure mamma, ma io ho promesso al nonno di guardare la nonna, quindi... sono dovuta restare in quanto madre.
Io volevo fare l'insegnante di italiano gratis in Africa, ma ci posso sempre andare quando a un certo punto mio figlio mi lascia. Ma lei vuole bene a questo paese comunque? Io lo amo il mio paese, come posso non amarlo? Però mi dà tantissimo dolore. Certo. Maria Fida Moro, grazie davvero per il contributo. Che il Signore vi benedica, grazie. La ringrazio anche a lei. Arrivederla, grazie. Buonasera.